Sarà molto ricca l'offerta di fiction che Rai 1 ci proporrà in questa stagione televisiva in partenza. Si riparte allora da una miniserie in due puntate, in onda il 7 e l'8 di settembre. Il titolo è Anna e Youssef, un amore senza confini. Ci racconterà una vibrante storia d'amore tra una giovane italiana e un giovane arabo di nazionalità tunisina e ci farà vivere il fascino e le difficoltà di venire da due mondi diversi. Una coppia, Anna e Youssef, che prima in Italia e poi in Tunisia dovrà affrontare e superare pregiudizi e difficoltà delle due differenti culture, cercando di integrarsi senza però perdere se stessi e i valori su cui basa il loro rapporto. Vanessa Incontrada e Adel Ben Sherif, i due protagonisti di questa storia, hanno saputo darsi e confrontarsi intensamente interpretando le scene di questa miniserie. Hanno avuto una forte identificazione nei loro ruoli, molto probabilmente perché anche nella vita appartengono a due culture diverse. Lei italiana, con origini spagnole, lui algerino cresciuto in Francia, e proprio questo ha reso ancora più credibile la forza delle loro emozioni che l'attrice stessa ci racconta. Sì, ovviamente, ma in realtà questo film non parla di un'immigrazione, perché in realtà, come ho detto anche in conferenza, già inizia una storia con una persona che è già integrata in una società italiana, quindi non parliamo di un'immigrazione, parliamo di una storia fra un uomo e una donna, con delle difficoltà che tutti i giorni si vive vivendo una storia d'amore, perché gli uomini e la donna, ovviamente, gli uomini vengono da Venere, le donne da Marte. E quindi è normale che non ci si trovi, e c'è da sottolineare che ovviamente vengono da due culture diverse, ma più che altro vengono respirate dagli altri, perché per loro non c'è questa differenza. Sono due persone che si amano, che hanno queste problematiche, ovviamente dovranno affrontare poi determinate cose che la vita le mette alla prova. La trama drammatica, insomma, ha offerto la possibilità di poter raccontare una realtà di forte attualità tra il caporalato nei campi di pomodori, le manifestazioni in strada a Tunisi durante la primavera araba e mostrare cosa succede in mezzo al mare su un barcone colmo di profughi in attesa dei soccorsi. Attraverso la storia d'amore tra Anna e Youssef si vivono insomma in alternanza emozioni solari e drammatiche, dove l'amore, come dire, cercherà di prevalere su ogni conflitto e diventa una storia che sotto certi aspetti racconta un Romeo e Giulietta dei giorni nostri, come spiega al microfono la regista Cinzia TH Torrini. Anna e Youssef è un amore senza confini, diciamo che è tante cose, quindi è soprattutto una grande storia d'amore. Una grande storia d'amore legata a un'attualità, a una realtà, quindi ci sono vari temi, e quindi tra il confronto di due culture, un'italiana, un mondo arabo, e quindi anche poi chiaramente si parlerà, c'è dentro una storia che poi è anche un giallo, no? Dentro, tocca il tema della immigrazione, quindi dei clandestini e dei profughi fatti su un barcone, dove poi vedremo la nostra protagonista arrivare in Italia. Da sottolineare anche la partecipazione di Joelle Dix, che ha sorpreso per il forte calore umano che ha saputo trasmettere con il suo personaggio. Da quello spunto è partita insomma la lunga gestazione di un'attenta scrittura con un ampio team di sceneggiatori e con il sostegno della struttura di Rai Fiction. Una storia d'amore quindi che andrà incontro a parecchie difficoltà. Una storia d'amore sì, che ha tantissime difficoltà, perché comunque non è facile venire da due culture diverse, però si possono, insomma, ecco, ci tenevo in questa storia a far vedere come è possibile confrontarsi, integrarsi, condividere, accettare le differenze e superarle. Come non è stato facile, immagino, gestire il set, girare a volte in delle condizioni un po' particolari? Non è stato facile, anche perché abbiamo avuto anche eventi naturali che poi hanno anche accentuato quello che stavamo raccontando, specialmente quando eravamo sul barcone colmo di persone, che c'era il mare mosso all'improvviso. Abbiamo avuto un'integrazione della truppa italiana con un'integrazione di truppa tunisina. Però, io sono abituata a lavorare in diverse nazioni, quindi il lavoro del cinema è universale e quindi insomma ci si capisce. È un posto veramente, io ho girato in Sri Lanka, dove non so, tutto, no? È sempre in ritardo e cose. Il cinema era puntualissimo, quindi è un mondo veramente nostro, a parte. Quanto tempo per le riprese avete impiegato complessivamente? Abbiamo girato in 8 settimane, 4 a Trento e 4 in Tunisia. Però sono una donna che non ha paura di quello
che deve affrontare. Pur sapendo che posso affrontare delle cose difficili, delle cose che non so dove mi porteranno, però non vivo con questa paura. E quindi quando decido di affrontare qualsiasi situazione, io vado a capofitto. Sapendo forse che sbaglio, non perché ho la ragione, però se io credo in quella cosa, mi ci butto. Questo è, credo, che una delle cose che più Anna e Vanessa si sono ritrovate. E allora sarà proprio Rai 1, attraverso questa miniserie, a far conoscere e scoprire un mondo dove le diverse culture si possano incontrare e dove, come dire, le differenze creino valori e non conflitti.